stando a quanto scrive Dago Spia, cardinale che oggi era al Portrait di Milano a bere Coca-Cola, annotazione, cioè, potrà bere quello che vuole, almeno questo, no? Ecco, ha fatto, cioè, però l'immagine dell'americano che viene a Milano a bere Coca-Cola fa sempre effetto. Complimenti a Dago Spia per la sceneggiatura. Ha fatto scadere l'esclusività degli arabi con PIF, dice Dago Spia, che avrebbero portato nelle casse della holding milanista 550 milioni di euro e Antonio Conti in omaggio. Così. Ed è tornato sul mercato cercando altri investitori. E dunque, boh, prendiamo per buona sta roba? Non ne ho idea. Sta di fatto che della questione ingresso nuovi partner non se n'è più parlato, nessuno sa che cosa stia accadendo. Cardinale, anzi al contrario, che dovrebbe essere presente al derby, dice io voglio vincere, voglio tenere il Milan, eccetera, eccetera. Vedremo se poi, come sempre, alle parole corrisponderanno i fatti. Fino a questo momento no, però... Nel futuro vedremo che cosa succederà. Ci sono diversi temi da affrontare perché ovviamente siamo arrivati finalmente alla fine di questo calvario, lungo calvario, la settimana del Milan, anzi 10 giorni del Milan che sono partiti con la gara d'andata con la Roma e si concluderanno con il derby fondamentalmente. Un derby cui il destino sembra già segnato, nel senso che... almeno per quel che mi riguarda l'interesse verso questa partita è molto basso perché già pregusto, purtroppo. Un'altra sonora lezione da parte dell'Inter a noi, nella sera che potrebbe portargli lo scudetto, nella sera dove il Milan arriva sfasciato psicologicamente, fisicamente, da un'eliminazione, quella di giovedì, ma anche da un impegno mentale che è stato notevole nella settimana con in mezzo anche il 3-3 rocambolesco di Reggio Emilia con il Sassuolo, e quindi onestamente le aspettative sono molto molto basse, quasi nulle per quel che ci riguarda, perché poi alla fine per noi che cosa rappresenterebbe una vittoria nel derby? Rappresenterebbe una vittoria nel derby assolutamente inutile ai fini della classifica, a qualcuno darebbe la soddisfazione di non farci vincere il derby in faccia, potrebbe essere sicuramente qualcosa. Lo pensavo anch'io fino a qualche settimana fa, perché credevo che l'appuntamento con l'Inter arrivasse dopo la qualificazione alle semifinali di Europa League. Quindi mi preoccupavo e soffrivo all'idea che l'Inter potesse vincere lo scudetto a casa nostra sbattendocelo in faccia, perché mi immaginavo che per contro noi, magari, chi lo sa, con un po' di fantasia e di bontà, come recitava, no? A mille ce n'è la sigla dei 45 giri delle fiabe, forse avremmo potuto anche pensare di andare avanti un po' in Europa, o magari di arrivare anche a una finale, magari, di chi lo sa, proseguire con il cammino europeo. E invece poi alla fine ci troviamo a questo derby così, che anche se lo vinciamo, sì, gli rimandiamo la festa, certo, ma cambia qualcosa? In questo momento sono molto distante da questo tipo di pensiero. Mi cambia poco, non c'è molto da dire, perché tanto anche le parole di Pioli in conferenza stampa sono le parole, come sempre, dell'allenatore, di un allenatore, come sempre capita un allenatore a fine corsa, che, diciamo così, butta lì un po' di banalità, butta lì un po' di chiacchiera, la solita interpretazione dei problemi della squadra legati ai giocatori e non a lui. Cosa che è già capitata nelle ultime settimane, con la mancanza di intensità, la mancanza di tecnica, la mancanza di precisione, la mancanza di cattiveria, cioè tutti i rimandi a colpe della squadra, non sue. Lui ha fatto tutto bene, lui non ha responsabilità in questo senso. Certo, dicendo questa cosa io pongo l'accento sulla questione Pioli, ma sappiamo che la questione Pioli è l'ultima a cascata di una serie di problemi, che vedremo se verranno risolti dal cardinal vincente, dal cardinale che vuole vincere. Allora, se vuoi vincere, la prima cosa da fare è dare un'occhiata ai quadri dirigenziali. Invece sembra che l'unica cosa che si farà, per quel che riguarda ad esempio l'allenatore, è dare carta bianca a un consulente esterno senza alcuna esperienza in merito, cioè Ibrahimovic, nel tentativo di pescare evidentemente il jolly. Nel frattempo alcune notizie arrivano dal mondo dello sport, potremmo dire anche dalla mitologica rubrica Grazie Graziella. Arriva Stefano De Grandis che ci dice: nel derby secondo me Milan deve essere raccolto, perché con quella mediana l'Inter ti trita. No, mi dispiace caro De Grandis, noi andremo a giocare sempre allo stesso modo, non ci saranno ovviamente diciamo delle
delle situazioni particolari, non avremo preparato niente di nuovo. Andremo lì con probabilmente Benasser e Reinders a farsi mangiare in mezzo a, al centrocampo dell'Inter e quindi sì, niente, finirà male, probabilmente finirà male. Finirà male e c'è già un'area di dismissione dalle parti del Milan, questo è anche logico nell'ottica di una dirigenza anche assente ora, quindi non solo non brava a fare il proprio mestiere lato sportivo, ma anche totalmente assente. Che ne dica Sky Sport, che dice che la proprietà conferma che le anime della dirigenza sono tutte compatte intorno alla squadra. Per questo finale di stagione domenica non risultava esserci nessuno a Milanello, nei tifosi e men che meno i dirigenti, a riprova anche di come in questo momento si cerchi di isolare il nostro allenatore per attribuire a lui tutte le responsabilità. Questo canale mi vanto di poter dire essere uno dei pochi punti, diciamo, di raccolta di pensieri vostri, miei, dove invece la responsabilità della dirigenza e della proprietà è stata sempre rimarcata. Si è cercato sempre di fare analisi per capire quali fossero i problemi, dove fossero i problemi e come soprattutto cercare di non attribuire sempre tutte le colpe solo a Pioli, che di colpe ne ha, ma lui è un pezzo della storia. È un pezzo della storia. Poi diciamo che Pioli il suo ce lo mette, come ad esempio con questa frase: quest'anno non in tanti sono stati milanisti. Cosa avrà voluto dire Pioli con questa frase? Che probabilmente ha fatto appello al fatto che si debba supportare a tutti i costi la squadra, al fatto che si debba andare sì, ovviamente era in risposta alla domanda di Carlo Pellegatti, andare sempre comunque a tifare Milan a prescindere, senza criticare, senza essere osservatori analitici, quindi va tutto bene in ogni caso, quindi la stagione è buona, quindi non siamo stati accanto alla squadra. Beh, se è per quello, neanche il Milan è stato accanto a noi al di là di tutto, no? Quindi insomma, frasi così, queste frasi poi sono cose che si possono sempre risparmiare, perché poi alla fine è una sostanziale assegnazione, attribuzione di patente di tifo e torniamo sempre al solito problema. Oh, curiosa questa dichiarazione, adesso ve la faccio vedere, perché in realtà non so che... magari non vuol dire niente, eccetera, però mi ha colpito questa cosa. Allora, qui si parla di Gianni Visnadi, che intervistato dice: non ne faccio una colpa a questa proprietà se non vuole spendere 15 milioni per un allenatore. Poi spiega il perché delle sue cose, eccetera, eccetera, ma si va anche qui, come dire, adesso iniziare magari un racconto che ci vuol far capire come tutto sommato non sia giusto, magari non sia nemmeno etico, perché poi magari torniamo al discorso, a discorsi di tanto tempo fa, no? Non sia etico che si spenda tanto per un allenatore, no, non solo non è etico, ma non c'è nemmeno il rischio, non c'è nemmeno il rischio, perché anche il racconto che l'allenatore lo sceglierà Ibra con i soldi di un altro, però sempre, quindi siamo sempre lì poi, no? Almeno, ripeto, a meno di essere clamorosamente sorpresi, e me lo auguro, è difficile pensare che possa arrivare un grande profilo. Che poi in queste ore si siano fatti tantissimi nomi, e questo dimostra come nessuno fondamentalmente sappia nulla, è un altro dato di fatto, perché Lopetegui adesso è il nome più gettonato, fermo restando che poi sui social è già arrivato il no Peteghi, no? Tutti invocano Conte al Milan non ci verrà, ovviamente. Il Lopetegui, a parte Lopetegui che sembra essere così un nome messo lì per attirare l'attenzione, ma poi forse chissà se è reale oppure no, forse è anche un modo per testare un po', no, la piazza, lì. Noi mettiamo questo, no? Come si fa nella politica, si mette una proposta lì e poi si vede se la gente si arrabbia, se non si arrabbia si va avanti con la questione. Qui forse si è fatta la stessa cosa, cioè si è messo il nome di Lopetegui per vedere come reagisce la piazza, ovviamente come volevate che reagisse la piazza in questo momento, cioè dovevi dargli almeno un nome, almeno dico un Maurizio Sarri, ecco, che è libero, no? Potevi dargli almeno un nome così,
che poi piaccia o non piaccia, ma era almeno un nome con un senso, Lopetegui, onestamente, perché poi c'è un'altra questione. Oltre a Lopetegui, vedete, si scrive anche dalla Francia incontro in vista la prossima settimana con Christophe Galtier, l'ex tecnico del Lille, attualmente mi pare che sia in Arabia, ma soprattutto quello che fa capire quanto non si sappia quale sarà il destino della panchina del Milan è il fatto che sono nomi completamente diversi, cioè si parte da Lopetegui, Fonseca e poi Galtier. Come dire, non lo so, Maurizio Sarri, Giampiero Gasperini, Beppe Iachini, cioè allenatori con filosofie diverse, magari Fonseca e Lopetegui un po' più vicino, perché Fonseca è abbastanza il Pioli, è un Pioli estero, ma Galtier è un'altra roba. Cioè Galtier proprio è un allenatore di sistema, un allenatore di robustezza, di compattezza, quindi capite bene come sia difficile fare una previsione rispetto a quello che potrà essere il nome sulla panchina del Milan. Lo vedremo, intanto cerchiamo di portarci fuori dai pensieri il derby, è già qualcosa, e poi dopo vedremo quale sarà il futuro della panchina del Milan, perché poi c'è un altro tema legato al futuro della panchina del Milan, cioè quale allenatore è adatto con i giocatori che abbiamo? Perché attenzione, ci si interroga, come sempre, e ancora lo si fa, su quale poteva essere il futuro del Milan con un altro tecnico in panchina. Avremmo fatto bene, avremmo fatto male, ci sarebbe stato l'effetto De Rossi, avremmo forse fatto meglio il doppio confronto con la Roma, magari psicologicamente qualcun altro avrebbe potuto dare quella scossa anche emotiva che non abbiamo visto. Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che noi abbiamo una squadra mal costruita in un certo modo. Ora, per andare ad assegnarla a un nuovo allenatore, bisogna far di conto anche su quello che c'è e su quello che il nuovo allenatore vuole. Faccio un esempio. Dovesse arrivare un allenatore con principi di gioco piuttosto posizionali, tipo Maurizio Sarri, dove ad esempio la difesa si muove in un certo modo, dove gli esterni si muovono in un certo modo, eccetera, bisognerebbe rivedere ad esempio la difesa. Se arriva qualcuno che vuole giocare con tre centrocampisti in maniera seria, bisognerebbe rivedere anche il centrocampo. Cioè, il problema dell'assemblare questa squadra non, in maniera non funzionale a un sistema di gioco, la scorsa estate, oppure, mettiamola così, un po' più vicino a certe idee di Pioli piuttosto che altre, verso le quali si voleva andare ma non si è riusciti a farlo, da lì la confusione che da luglio abbiamo visto, è un qualcosa che sposta l'attenzione anche sul futuro, perché noi dobbiamo trovare un compromesso tra quelli che ci sono, che non potranno essere tutti sostituiti, e quello che il nuovo allenatore potrà fare, perché da intervenire per fare qualsiasi tipo di gioco con questa squadra bisogna farlo, e anche in maniera importante, e anche in reparti che sono stati particolarmente additati la scorsa estate come non all'altezza, mi riferisco soprattutto al centrocampo, e che quest'anno hanno visto arrivare giocatori che hanno reso un po'. Questo è il punto. Quindi anche questa è un'osservazione, secondo me, della quale fare attenzione nel momento in cui verrà comunicato il nome del prossimo allenatore del Milan, che per fortuna non è stato sostituito il nostro, perché è giusto che vada al derby come tutti noi, ed è giusto che tutti noi si prenda gli schiaffoni, perché se... E qui mi ci metto dentro, ovviamente. Se i tifosi del Real Madrid, a fronte di un campionato ormai vinto, praticamente poi insomma più o meno vinto, a fronte di una semifinale di Champions League, l'ennesima conquistata, si sono lamentati del modo in cui il Real Madrid ha affrontato la gara di ritorno con il Manchester City, e noi invece festeggiamo per il bilancio in ordine, per il secondo posto, per la retrocessione in Europa League, per i 40 gol dei nuovi. E insomma, una riflessione dobbiamo farla anche noi tifosi.